particolare debba essere. Parigi Magica è l'ultima fatica letteraria di Vittorio Del Tufo, caporedattore del quotidiano Il Mattino e da oltre un decennio apprezzato scrittore nel settore, oggi in grande espansione, della narrativa culturale delle città con le moderne tecniche dello storytelling. Un libro che per Neri Pozza completa una vera e propria trilogia, come racconta l'autore. È un lungo viaggio, ma scritto in modo molto semplice, divulgativo e giornalistico, attraverso lo spazio e il tempo di questa città mondo straordinaria nella quale mi sono tuffato e spero di condurre i lettori con mano in questo viaggio attraverso i quartieri, luoghi, personaggi meravigliosi, vicende più o meno conosciute, molte poco conosciute e anche miti e leggende che hanno trasformato questa città in una vera e propria icona dell'immaginario collettivo. Dal Grenoble alla libreria Io ci sto, Parigi Magica ha già fatto un lungo giro di presentazioni, particolarmente suggestiva quella che si è svolta nel giardino biologico di Natura Sì a Napoli, a Via Petrarca, nell'ambito delle iniziative del progetto Arte Sì, che unisce cultura e agricoltura biologica, come spiega la coordinatrice Emanuela Micheletti. Il progetto è pensato dal presidente di Ecor Natura Sì, Fabio Brescacin. Pensato in un momento dove non si poteva uscire, in momenti difficili a livello mondiale per l'Italia, e quindi il pensiero era proprio: non nutriamo le persone soltanto con l'alimentazione, ma nutriamola anche nell'anima, con l'arte e la cultura. I nostri negozi devono essere aperti, devono nutrire a 360 gradi, devono parlare anche di arte. La gente deve entrare nei negozi e trovare anche arte e cultura. Natura e cultura come benessere quindi, ma anche come occasione di crescita sociale, proprio partendo da Napoli, come racconta Massimo Caruso, responsabile commerciale per il Mezzogiorno di Ecor Natura Sì. Iniziamo con la città di Napoli, con tutto ciò che riguarda l'economia sociale a Napoli, coinvolgendo sia la cooperativa La Roccia e il centro culturale Urtado di Scampia, sia la cooperativa Lazzarelle che opera con il carcere femminile di Pozzuoli.